Ultima edizione di Stadio in studio Marco Cullà. Il Palermo cresce, ha rimesso le ali e si trova nuovamente dietro la stagionata del Giardino delle Meraviglie. Occorrerà però avere pazienza, lavorare ancora serenamente e godersi però allo stesso momento questo straordinario periodo che si sta attraversando. La pratica Lazio è stata archiviata senza nessun problema. Il primo bollo di Hernandez e il secondo di Miccoli avevano già chiuso nel cassetto la pratica che alla vigilia sembrava complessa. Adesso sotto con un'altra sfida, con un'altra battaglia. A Torino c'è la Juventus che attraversa un buon momento di forma, ma che però non fa paura, anche questa è maturità. Riprende oggi la preparazione del Palermo che domenica a Torino sfida la Juventus di Zaccheroni. Rossi potrà contare su tutti gli effettivi a sua disposizione. Nessun squalificato e anche Cavani, assente contro la Lazio per influenza, tornerà a disposizione. Anche contro la vecchia signora Rossi dovrebbe dare fiducia alla stessa formazione che ha piegato la Lazio. Crede alla possibilità di sbancare Torino, sempre fiducioso il vicepresidente rosanero Guglielmo Micichiatti. Se noi andiamo a Torino a giocare una partita difficile, veramente difficile, però è anche vero che il Palermo con le grandi squadre gioca un grande calcio. Oggi giochiamo per fortuna un grande calcio con chiunque, ma con le grandi veramente ci esaltiamo. Basta ricordare la partita di Milano, la partita di Napoli, che è stata una partita straordinaria, la stessa partita di Milano con l'Inter. Sarà difficile perché loro effettivamente sono in crescita, averli incontrati un mese fa sarebbe stato obiettivamente meglio, ma noi, guarda, siamo forti. Parla di contratto di Palermo il direttore sportivo Walter Sabatini, intervistato da Stadio News. Il mio contratto non è all'ordine del giorno, sicuramente non lo è per il presidente, ma non lo è neanche per me. Non è un'esigenza immediata, all'ordine del giorno c'è la squadra e le sue prestazioni. Dopo, più avanti, con molta tranquillità discuteremo, ma in questo momento davvero non può rappresentare un problema per me. Intervenendo alla politica nel pallone su GR Parlamento, Maurizio Zamparini ha parlato di mercato, o fantamercato considerando le sue parole. Fra due anni Pastore varrà 50 milioni di euro, Braida del Milan mi chiama ogni settimana, loro avevano ancora Kakà, altrimenti avrebbero potuto soffiarci Pastore perché Ancelotti è un suo grande stimatore. Il giovane attaccante uruguaiano Abel Hernandez, tra i protagonisti della rotonda vittoria del Palermo nei confronti della Lazio, ostenta ottimismo in prospettiva della trasferta di domenica prossima del Palermo all'Olimpico. Anche se ancora presto, noi dobbiamo preparare la sfida con la Juventus con la massima fiducia. Non sarà una partita facile, ma possiamo giocarci le nostre chance di vittoria. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.